Parigi poetica, gioiosa e desiderosa di vivere degli anni del dopoguerra, quella raccontata dagli scatti della mostra En sortant Robert Doisneau, dedicata al grande fotografo francese tra i più apprezzati del XX secolo, autore dell'iconico bacio all'Hôtel de Ville. Sarà possibile ammirarla dal 22 giugno al 12 novembre negli spazi di Villa Mussolini a Riccione. L'esposizione, con 140 immagini in bianco e nero e a colori dagli anni 30 alla fine degli anni 80, è curata dall'atelier Robert Doisneau e realizzata a partire dalle stampe originali della collezione di fotografie prodotte in oltre 60 anni di attività dell'artista. Questa è una mostra che con immagini e fotografie selezionate dalle figlie di Doisneau, e quindi, come dire, c'è già un imprinting. Poi bisogna adattare il percorso alle esigenze dello spazio espositivo e alle esigenze narrative. Io penso che noi distinguiamo nella scrittura la prosa e la poesia in maniera netta, ma io credo che anche nella fotografia, seppure un po' più sfumata, si può parlare di una foto poetica, no? o meno. E le foto di Doisneau appartengono senza dubbio a questa categoria, per cui abbiamo cercato di raccontare un percorso, ma limitare al minimo i testi descrittivi, e invece abbiamo cercato di fornire delle citazioni più poetiche dello stesso Doisneau, che servissero per capire lo spirito che sta dietro questi scatti. Abbiamo cercato poi di arricchire la mostra con un video che questa volta è stato scritto e girato, e quindi dalla nipote, che è la figlia della figlia di Doisneau. Quindi c'è questo romanzo familiare che si è sviluppato, e quindi abbiamo inserito una parte biografica utilizzando le foto dell'album di famiglia che l'atelier Doisneau ha, diciamo, gelosamente custodito, dove c'è anche la foto di lui nato da pochi mesi fino ad arrivare alla sua maturità. Sempre in questo filone familiare c'è una curiosità: abbiamo esposto una ventina di biglietti augurali di fine anno che Doisneau faceva insieme ai nipoti, coinvolgendo la famiglia anche in questa attività al confine tra il gioco e la professione. A Doisneau sarebbe piaciuto, ma a tutti noi piace l'idea che si rivolga assolutamente a tutti quelli che hanno voglia di entrare in quel suo mondo, considerandolo un mondo di una realtà che c'è lontana ma che può esserci anche vicina, e lui ci prende per mano, ci guida. Lui ha vissuto in un'epoca in cui ci sono state delle guerre, qui la sua Parigi è stata invasa dai tedeschi, che hanno anche minacciato di bruciarla, come sappiamo, no? E allora è gente che è passata attraverso tutto questo, però l'ha messo da parte per rivivere, tornare a rivivere, ci dare questo messaggio straordinario. I critici francesi e i fotografi anche definiscono questa come fotografia umanista, che non può essere proprio tradotto perché è umanistico, per noi è un'altra cosa, ma vuol dire proprio vicino al senso della vita. Lui girava tutto il giorno, coglieva degli aspetti, dei momenti buffi, intensi, poetici, normali di una vita quotidiana. Incontrava persone straordinarie, si imbatteva in Man Ray piuttosto che in Cartier-Bresson, era amico di Prévert. Tutte queste cose ce le trasmette, e quindi credo che sia un viaggio in un passato che sa vivere ancora nel presente. La sua produzione è un'ode alla città di Parigi, non a quella ufficiale, a quella glamour, ma alla Parigi delle banlieue, dei faubourg, della piccola borghesia, della povera gente, della vita notturna. Diciamo, ha colto questo tutta la vita, e quindi la mostra inizia con Parigi e poi con i parigini, che è la sezione dove siamo in questo momento, con i vari personaggi, come la portinaia, no? Che sta in quel dove ancora si sente quell'odore di brasato che arriva fino al terzo piano, che è qualcosa che oggi non esiste più, e così tanti altri personaggi, quello che suona la fisarmonica in un marciapiede, e così via.
E poi ovviamente c'è una sezione dedicata ai bambini, perché è una delle parti più commoventi della fotografia di Doisneau, che ci fa pensare alla sua infanzia. Poi c'è una parentesi glamour, quando lui lavora per Vogue e si trova spaesato a fare foto in feste modaiole e di questo genere, e poi si conclude un po' con il mondo degli artisti e soprattutto dei suoi amici, dei Prévert piuttosto che della Simone de Beauvoir, piuttosto che Sabine Azéma, che sono poi stati gli artisti e gli intellettuali con cui ha stretto amicizia e quindi con cui ha anche condiviso una Parigi che era il centro della cultura europea dal dopoguerra fino agli anni Ottanta. Foto simbolo, che poi è quella che è alle tue spalle, forse quella più famosa, che però diventa in realtà un modo per attrarre, perché si arriva per vedere questo bacio e poi di baci probabilmente se ne incontrano altri, non per forza fisici, ma questa capacità di raccontare anche gli aspetti affettivi, gli aspetti intimi. Sì, esattamente. Allora, di questa foto si è parlato troppo perché ha anche diviso i puristi, no? Quelli che non vogliono le foto costruite, da quelli che ti spiegano che lo si può fare, ma è sviante rispetto a quello che ha fatto. È vero, lui va a cogliere la gioia di vivere delle persone, ma anche la fatica di vivere di alcuni, no? Perché entrano in un locale la mattina presto per sorseggiare il caffè prima di iniziare il lavoro, oppure di notte si fiondano a bere una birretta assieme agli amici. Cioè, c'è proprio il senso del vivere una città pienamente, che siano i bambini, i due bambini che vanno a comprare il latte, perché capisci dietro che i genitori gli hanno dato i soldi, gli hanno dato il contenitore del latte che andranno a prendere, che siano due altri che non sono questi ma si baciano anche loro, che siano due operai che stanno spostando una statua femminile e quindi le mani finiscono, lui lo sapeva, dove non dovrebbero finire, ma è una statua, non è la realtà, e quindi c'è un sorriso per ogni momento. E questo, davvero, questo senso forte del vivere, lui lo dice, bisogna essere proprio contenti di... ci sono dei momenti in cui ti accorgi che sei contento di vivere, e lui lo trasmette nelle sue fotografie. Con le fotografie si può essere anche divertenti e irriverenti, e diciamo che lui non solo ci prova, ma ci riesce anche molto bene. Assolutamente. Moltissime delle sue fotografie hanno un sorriso ironico che si intuisce, perché sa cogliere, sono quelle più immediate, quelle meno costruite, quando si comporta, come lui stesso dice, da pescatore che si apposta in attesa che passi la preda, e allora sa cogliere i momenti più ironici della vita quotidiana. Una narrazione che ha trovato casa nelle sale di Villa Mussolini, diventata punto di riferimento per chi ama la fotografia, ma non solo. Sono tanti infatti i turisti e i curiosi che, passeggiando sul lungomare, vengono attratti dalle mostre proposte. Devo dire che con piacere, è stata una costruzione che abbiamo fatto insieme con l'amministrazione del comune di Riccione, insieme con Maggioli Cultura, insieme con Rima, e diciamo che siamo al quarto appuntamento con la fotografia. Credo che questa villa abbia aperto delle finestre sul mondo attraverso la fotografia, perché siamo partiti dalla famiglia di Erwitt per il sud-est del mondo di Steve McCurry, e poi abbiamo affrontato naturalmente tutto il mondo di Frida Kahlo e quindi il Messico, e oggi ci affacciamo a Parigi con Robert Doisneau. Come queste mostre vengono vissute a Riccione è un modo speciale, abbiamo un pubblico molto partecipe, che partecipa sui social, che partecipa postando le foto, che aderisce alle numerose iniziative che vengono organizzate, quindi insomma ci dà anche molta soddisfazione. Questo è diventato
un punto di riferimento che abbiamo costruito sia dal punto di vista strutturale, quindi adeguando lo spazio ormai più di un anno fa a sede di mostre fotografiche e costruendo delle narrazioni, dei racconti che prevedono sempre anche dei supporti molto apprezzati dal pubblico, quindi video, audioguide, supporti diciamo per la conoscenza e numerosissime iniziative dalle visite guidate al coinvolgimento appunto del turismo sia locale sia di passaggio e sia appunto che viene qui per le vacanze. Molto curioso ma anche capace di attendere il momento giusto, non per raccogliere lo scatto perfetto ma quello scatto che raccontasse quell'umanità di cui ci parlavi. Sì, allora lui da bambino solitario, con una infanzia non felicissima, insomma, neanche infelice, ma insomma da bambino molto solitario, figlio unico, amava molto pescare. Ecco. E allora qua c'è un'analogia, perché il fotografo è un voyeur, ovviamente, ci mancherebbe, ma è soprattutto un pescatore che ha quella calma di stare lì in attesa. E anche una cosa un po' straordinaria che hanno i fotografi bravi, quelli di avere l'intuizione di quello che accadrà, perché non sai che cosa accade, devi essere uno rapace nel coglierlo, ma anche capace di un'intuizione in cui dici probabilmente quello succede. Allora, mentre un signore con il cagnolino al guinzaglio sta guardando un pittore che dipinge, lui capisce e lo coglie che c'è un momento in cui l'unico che si accorge della sua presenza è il cane che si volta, quella è la foto. E allora capisci che nel suo lo immagini, dici eccola, e allora in quel momento scatta. Lui davvero diceva: io vado tutto il giorno, mi fermo per un panino e poi continuo a girare tutto il giorno, torno a casa, magari ho fatto solo una foto buona. Ma buona era buona. Un po' di curiosità ci vuole, se non c'è proprio curiosità è difficile invitare. Se c'è un po' di curiosità, sicuramente è un fotografo ormai classico, no? E quindi non è un autore contemporaneo, però che ha una capacità di coinvolgere chi vede le sue foto, secondo me quasi insuperabile, perché appunto questo tono scanzonato, ironico che lui ha verso il mondo che lo circonda, che scatta tutta la vita, ha passeggiato per Parigi alla ricerca delle cose più curiose, più simpatiche, e sempre guardando alla vita in senso positivo, mai non fotografa mai una tragedia, un omicidio, cerca di descrivere non il mondo che c'è, ma il mondo che vorrebbe ci fosse.